La storia dell'albero di fico, da Debel Jarre, di Silvia Plath. Vedevo la mia vita ramificarsi davanti a me come il fico verde della storia. Dalla punta di ogni ramo, come un grasso fico viola, un futuro meraviglioso si annunciava e ammiccava. Un fico era un marito e una casa felice e dei figli, e un altro fico era un famoso poeta e un altro fico era un brillante professore, e un altro fico era Egi, l'incredibile editore. E un altro fico era l'Europa e l'Africa e il Sud America, e un altro fico era Constantine, Socrate e Attila e un branco di altri amanti con nomi bizzarri e professioni fuori dal comune. E un altro fico era una campionessa olimpica di equipaggio femminile, e al di là e al di sopra di questi fichi c'erano molti altri fichi che non riuscivo a distinguere. Mi vedevo seduta sul tronco di questo fico, morta di fame, solo perché non riuscivo a decidere quale dei fichi avrei scelto. Li volevo tutti e tre, ma sceglierne uno significava perdere tutti gli altri e, mentre ero seduto lì, incapace di decidere, i fichi cominciarono a raggrinzirsi e a diventare neri e, uno dopo l'altro, caddero a terra ai miei piedi. Morale della storia. Decidi. Agisci. Non c'è una risposta giusta o sbagliata quando si tratta di scegliere tra due strade o risultati positivi. Se aspettate troppo, la decisione sarà presa al posto vostro.